Sì? Ma di cosa si tratta? Cosa posso fare per te? Amuleti accuratamente intagliati, anelli di ogni dimensione. Che Perrin sia con te. Cosa ti porta da queste parti? Con piacere, fammelo vedere. Tutto ciò che serve per la caccia, archi, frecce e accessori. Sì. Alan Vasalan, benvenuto. Respira profondamente. Sì? Ai!
Sì? Cosa? Tutto ciò che serve per la caccia, archi, frecce e accessori! L'aria fresca di Nadore. Portamene un'altra, cameriere. Mi fa piacere vederti. C'è qualcosa che io debba sapere? Sì? Armi di lusso, spade lunghe e corte, larghe e strette, solo meglio. Non mi raccontare storie. Sei una spia di Alanfa. La tua smorfia lo rivede. Io della città dell'oro rosso? Ti sbagli. Sì? Devi essere pazzo per volere servire la corona di... Benvenuto al bue tranquillo. In cosa po... E quando l'ombra del silenzioso si cingerà sul campo di battaglia, preferisco perdere un braccio e una gamba piuttosto che partecipare a quel miracolo. Non voglio vedere un rito spagnolo neanche da lontano. Perciò non ci rivedremo finché Onak non mi avrà riempito le tasche. Salve, non ti fare ingannare, le migliori...
Sì? 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 Ai! Armi di lusso, spade lunghe e corte, larghe e strette, solo il meglio! E quella me la chiami spada se serve solo per arrossire. L'unica cosa che vuoi fare è distrarre l'attenzione. Olmin offre vari generi e tutto il miglior prezzo. Questo è dente d'argento. Dopo vuoi giocare allo squalo e la ringa. Per farmi fregare la mia paga? Scordatelo. Preferisco coda di ninfa. Almeno posso sperare nell'aiuto di Fett. È sempre un piacere per me visitare Nadoret. Il sole brilla sempre, indipendentemente dalle gravi preoccupazioni che sto parlando. Cosa posso fare per te? Dove... È un onore essere qui, ma come avviene scommetto... Cosa posso fare? Dove stiamo andando? Ma di cosa si tratta? Sì? Di cosa si tratta? Raccontare storie. Sei una spia di Alampa. La tua smorfia lo rivela. Io della città dell'oro rosso? Sì? Devi essere pazzo per volere servire la corona di Boron. Prego? E quando l'ombra del silenzioso si... Che gli dei ti proteggano! Perciò non ci rivedremo finché Onak non mi ha... Ora non posso. Ah.
Spero che il fiume torni a essere sicuro ora. Benvenuto al bue tranquillo. Stupido bue! Oh, scusa, non ti avevo visto. Ma non mi riferivo a te, ovviamente. A Bogumil, il mio socio più importante. Sarebbe dovuto passare dalla postazione del pedaggio già da un po', ma quello sciocco animale se n'è andato. Sarà alla taverna il bue tranquillo. Non sarebbe la prima volta che rimane lì con le mani in mano. Potresti andare a vedere cosa fa e chiedergli di mettersi in marcia? Mi faresti un gran favore. Non posso lasciare gli animali da soli. La taverna si trova alla fine di quella strada. Raccontare storie. Sei una spia di Alam. Io della città dell'oro rosso? Ti sbagli. Anche se non mi dispiacerebbe fare un po' di turismo da quelle parti. Taronac ha messo gli occhi sull'oasi del... Benvenuto al bue tranquillo. Niente, niente. Ho l'impressione che Bogumil non sia esattamente chi tu credi che sia. Ma certo, affacciati a quell'angolo. Bogumil è davanti all'insegna della taverna. Chiediglielo tu, se vuoi. Devi essere pazzo per volere servire la corona di Boron. Dicono che Alanfa ottenne la vittoria nella Valle di Stinto solo perché lo stesso Onak fece il miracolo di Boron. Quando l'ombra del silenzioso si uccide... Un bue, questo spiega tutto. Preferisco perdere un braccio e una gamba piuttosto che partecipare a quel miracolo. Non voglio vedere un rito alfaniano neanche... Benvenuto al bue tranquillo. In cosa posso essere... Sì, appartieni al vecchio Aio. Non è la prima volta che resta lì impalato. Credo che Bogumil senta un'inspiegabile attrazione per l'insegna della taverna. Ci ho messo molto tempo a trovare un casco adatto. Mi spiace, ma qui non si fa credito. Né caschi, né giri di birra. Se vuoi qualcosa, la dovrai pagare. Credi che ai miei clienti interessi l'insegna? Sono qui per bere birra. Il resto non gli importa. Perciò non ci rivedremo finché... Benvenuto al bue tranci? Ho l'impressione che il casco non sia per te. In quel caso, che importa, sei un po' vecchiotto. Io credo che valga 6 ducati. Parlo avrà bisogno di denaro. Vorrei sapere se non ha perso tutto durante l'abbordaggio. Se hai tanta paura dell'Alleanza Nera, perché non lavori per gli uomini del deserto? Sì. Abu Derrumun continuerà a cercare per sorvegliare il tuo harem. Vuole estendere i suoi domini verso nord e tutta l'Italia. Questo Mormarad in persona camminerà sulla terra e allora la pianterai di...
Benvenuto al bue tranquillo. In cosa posso... Tu e quel dannato bue, dai, siediti e bevi qualcosa. Neanche quel casco ti fa somigliare a un bue. Metti il casco al nano, credo starebbe meglio a lui. Stai ridendo di me, amico? Calmati, era un suggerimento serio. Non intendevo insultarti. Che? Questo casco ti sta da Dio, amico. Poche smorfie, Ardo. Sono d'accordo con Ardo, ti sta bene. Soprattutto perché nasconde la maggior parte della tua orrenda testa. Oh, questa è una sfida personale. Prima o poi riusciremo a far muovere questa bestia, no? Ma zio Gnaugrim era un pastore di stambecchi. Aveva i modi di un montone e puzzava di stalla. Quando beveva almeno 5 birre e si avvicinava nudo dalla cinta in su, lo seguivano tutti. Mi hai fatto venire un'idea. Visto che ho questo casco, non mi perdo niente a provare il trucco della birra. E poi qui non mi conosce nessuno. Io ti aiuto con la birra. Affare fatto, bello. Non mi raccontare storie. Sei una spia di Alanfra. La tua smorfia lo Io? Benvenuto al bue tranquillo. In cosa posso... Subito! Sono 10 reali. Ecco la prima birra. Fresca, spumosa, appena spillata. Ci voleva proprio. Avevo la gola più secca di un fiammifero. Ancora una e sono a posto. Ecco un'altra birra. Certo che riuscirò a farlo muovere. Darmi un'altra birra. Ecco un'altra birra. Aspetta, vediamo se so parlare la sua lingua. Come butta, bue? Ecco un'altra birra. Credo di cominciare a sentire il bue che c'è in me. Che buona. Certo, l'ultima. Ora sì che sono pronto per essere amico di quel bue. Via la camicia, portatemi il bue. Devi essere pazzo per volere servire la corona di Boro. Dicono... Andiamo, Bogumil, seguimi. Quando l'ombra del silenzioso si cingerà sul campo. Bogumil, era ora. Quanto mi sono divertito. E 5 birre bionde gratis, ne è valsa la pena. Tu dici? Beh, forse sarebbe stato meglio non fare da bue. Che ne dici se faccio in modo che il fabbro sistemi questo casco di bue? Quando avrà finito potrai andarlo a prendere nella sua bottega. Altrimenti non credo di avere qualcosa d'altro che possa esserti utile. Temo che ti deluderò, ma non c'è nient'altro che possa darti, credimi. Sono contento che abbiamo raggiunto un accordo. Adesso devo andare. Spero che ci rivedremo. Spero che il fiume torni ad essere sicuro, ora che Angvard Fanaring è al comando della dogana. Bene. Che non si ripeta più, Bob. Piace, signor Sorbush, ma le ho già detto 1000 volte che mettere le casse di frutta in fondo non è una... Eccoti. Ma per te? Mi chiedevo per chi fosse. Il vecchio Aio dice che gli hai fatto un favore. Per quello ti farò uno sconto d'amico. 1000 ducati.
Ayu dice anche che il suo bue sa parlare. Credo che tu non sia cosciente della qualità di questo casco. Dopo le mie riparazioni e adattamenti vari, il casco è passato per le mani dei migliori artigiani e maghi di questo villaggio. È un pezzo unico. Auralia l'alchimista, il Sarto Marcusi e persino Terjon Barbabrook hanno contribuito a forgiare quest'opera maestra. Ha un gran valore. D'accordo. Che? Al tuo servizio. Che haya suerte. Eccoti. Certo, in fin dei conti è stato fatto apposta per te. Non ti sto prendendo in giro, davvero. Ad un altro cliente avrei chiesto il doppio. D'accordo. Vuoi dell'altro?